Una grande boccata d'ossigeno. Quando sento queste cose, vede, mi si apre il cuore. Vuol dire che non ci sono solo i cattivi, ma ci sono anche i Esatto, buoni. esatto, esatto. Era proprio il contraltare dell'odio di cui stiamo parlando, ahimè, da un po', e poi insomma ci ricorda che la gravidanza non è una malattia, così lo vorrei dire per inciso, pur essendo stata trattata a lungo come malattia. Senta, professor Bassetti, l'avevo interrotta su un punto che è un punto No, rilevante, se no? mi fa finire un attimino Certo. l'analisi, perché poi vorrei sentire anche il parere dell'amico Crepè. Cioè, io credo che oggi, siccome i virologi, diciamo, io poi sono infettivologo, rappresentano in qualche modo una parte che ha molta visibilità e che in qualche modo vanno in televisione, sono uomini quasi sempre di successo che hanno fatto una bella carriera basandola sulla sofferenza. Non gli si perdoni il fatto di essere arrivato al successo. A me la sensazione che mi ha dato, quelle persone di sabato non erano persone a cui il vaccino non gliene fregava niente, del Green Pass non gli fregava niente, gli fregava di dire che Bassetti per loro è un nemico perché è un arrivato. Perché in Cioè, la Italia vecchia abbiamo questo storia dell'invidia concetto. sociale, Bassetti. Quando tu arrivi in Italia, mentre io ho lavorato 2 anni negli Stati Uniti, sai la differenza qual è? Che negli Stati Uniti uno che arriva è uno da emulare, di fare in tutto per poter fare come lui. Da noi sa cosa succede? Sei un mafioso, sei un raccomandato, sei un massone, ci sei arrivato per chissà quale. E questo odio sociale io l'ho sentito perché non c'è il vaccino, non c'entra nulla, zero. Il Green Pass, zero. Queste persone, se non gliel'avessimo dato il vaccino, avrebbero manifestato per averlo. Queste persone hanno un odio sociale, io lo vedo. Ti dicono: ma perché tu vai in televisione? Io in televisione ci vado di notte, faccio un po' quello che voglio nel mio tempo libero. Se mi piace andare in televisione a spiegare come si combatte questo virus, fa parte del mio lavoro, però non te lo perdonano. Questo è quello che noi dobbiamo dire. Qui c'è odio sociale, non c'entrano niente i vaccini. Poi ci vogliamo parlare del Poi vaccino, diventano un parliamo. Ma pretesto, qui lei c'è dice, qualcosa il di Green più, Pass diventa un un pretesto, il vaccino cancro diventa della un nostra pretesto. società che non sa riconoscere il merito. Perché le spiego? Perché nel mio settore uno non vale uno. È molto chiaro questo concetto. Forse non è passato, ma nella carriera universitaria, nella carriera della scienza, uno non vale uno. Mi spiace per chi ha portato avanti negli ultimi 15 anni questo concetto, ma nel mio settore e in tanti altri, mi spiace, uno non Non vale vale uno. uno.